rimani aggiornato con Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Leggiamo Matteo 9, 14, 17. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano. Amen». Cari amici, la pagina del Vangelo di oggi tocca la nostra vita. Da un fatto, da una obiezione, da una domanda provocatoria fatta a Gesù, viene un'espressione, una verità davvero forte per noi cristiani. Si accorgono i farisei che Gesù non digiuna con i suoi discepoli e gli chiedono perché, provocandolo. Gesù dice: finché lo sposo è in mezzo a voi, in mezzo a loro, non si può digiunare, ma bisogna fare festa, rallegrarsi. Ecco che Gesù poi prende spunto da questo fatto dicendo: il vino nuovo che viene, che è sceso dall'alto, si deve versare in otri nuovi, perché se viene versato in otri vecchi, spacca gli otri e si disperdono tutti e due. Quanto è importante, cari amici, rimanere aggiornati. Ecco lo slogan di oggi. Uno slogan che ha una similitudine molto importante, perché noi tutti abbiamo gli smartphone, tablet, computer e sappiamo che quando esce un nuovo sistema operativo, un nuovo software, molto spesso il telefono, il computer non è capace di reagire alla forza, alla complessità del sistema e alle nuove funzionalità, magari nella fotografia, in certi ambiti molto particolari. E a me piace molto la tecnologia. Spesso quando accade l'aggiornamento del software, bisogna cambiare anche il computer, il telefono, il tablet. Così è la stessa cosa con il Vangelo. Molto spesso noi vorremmo tenerci, così come i farisei 2000 anni fa, lo stesso hardware, lo stesso dispositivo, lo stesso computer e inserire un sistema operativo nuovo, aggiornato, bello, che funziona, ma non va. Penso che molti di voi hanno avuto questa esperienza: si bloccava il telefono, il computer, tutto andava lentamente. C'è bisogno di otri nuovi. Ma noi spesso desideriamo tenere gli otri vecchi, rimanere in un sistema fisso per sempre, perché ci siamo abituati a quel sistema. Gesù è venuto per portare cose nuove e Gesù dice: io sono lo sposo. Sappiamo che per Israele Dio, Yahweh, era lo sposo. C'era un amore sponsale da parte di Dio per la sposa Israele. Così Gesù dice: io sono venuto in mezzo a voi come lo sposo, colui che porta una nuova gioia nella vostra vita. A volte noi abbiamo degli schemi: chi segue Gesù deve essere triste, chi segue Gesù non deve provare i piaceri della vita, chi segue Gesù si astiene da tutto ciò che è troppo umano. Ma in realtà Gesù ha insegnato ai discepoli e a chi lo seguiva che amava la vita. Perché il Verbo si è fatto carne, Giovanni 1. Il Verbo si è fatto carne e ci ha insegnato
che sotto l'azione dello Spirito Santo noi possiamo essere felici, gioiosi e non solo digiunare, ma anche mangiare e bere in Lui, con equilibrio, ma provando piacere. Ecco che molto spesso i nostri schemi possono allontanarci da Dio. Ma quando ci apriamo allo Spirito Santo, che abbiamo ricevuto nella Pentecoste, nel nostro battesimo, nell'effusione dello Spirito, quando siamo rinati a vita nuova, ecco che Dio ci apre gli occhi, Dio ci fa vedere che vuole la nostra gioia e vuole che noi siamo disposti sempre ad accogliere questo vino nuovo, questo aggiornamento di Gesù, ma se noi stessi non cambiamo la veste, non cambiamo gli otri, la nostra chiesa, le nostre comunità, i nostri gruppi di preghiera, rimaniamo sempre fissi su ciò che era un tempo, allora il vino nuovo può rompere questi otri. Invochiamo lo Spirito Santo per ricevere discernimento personale, comunitario e nella nostra chiesa. Spirito Santo, noi ti invochiamo. Vogliamo ricevere il vino nuovo che viene da Gesù, la gioia di essere salvati, la gioia di essere amati così come siamo. Spirito Santo, vieni, apri la mia mente, fa che io sia disponibile ad accogliere tutto ciò che Dio mi ha donato e tutto ciò che oggi stesso, in questo tempo della mia vita, mi vuole donare. Spirito Santo, donami e donaci il coraggio di questa sfida. Saper cambiare gli otri, portare otri nuovi per il vino nuovo, perché il Vangelo possa essere diffuso dovunque. A te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi: rimani aggiornato con Gesù. Invocalo e lo Spirito Santo ti fa essere in linea e in comunione con Lui. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.